Ciao, allora oggi vedremo come affettare una cipolla. L'ho già pulita, l'ho tagliata a metà. Questa qui praticamente è la parte dove ci sono dove c'erano le radici. Non va tolta completamente in modo che il pezzo di cipolla rimanga unito. Allora, lo posizioniamo in questo modo, tre dita. Il coltello scivolerà sulla nocca, cioè qua. Non devo tagliare fino in fondo, quindi lascerò un pezzettino di cipolla che tiene unita tutte le altre fette. Quindi cominciamo da qua. Affettiamo fino a tagliare. Sono arrivato al fondo dall'altra parte, quindi ho fatto dei tagli, ma non ho tagliato fino in fondo alle radici. Ora giro il pezzo di cipolla e devo fare dei tagli orizzontali. Quindi uno, tengo fermo e attenzione a non tagliarsi, quindi faccio il primo taglio orizzontale, anche qui senza arrivare al fondo, e il secondo taglio un po' più in alto, seguendo la forma della cipolla. A questo punto posso tagliare la mia cipolla sempre tenendo. Mi resterà l'ultimo pezzettino, quello dove c'erano le radici. Ecco, la mia cipolla è tagliata a dadini, ottima per fare un sughetto, un ragù, quello che si vuole. Vabbè, qualche pezzettino andrà rifinito. Ecco, questo è quanto.